Ciao a tutti e bentrovati in questa nostra nuovissima rubrica. Presenteremo tutte le novità riguardanti il mercato fotografico, ma non solo. Oggi, Franco, con chi saremo in collegamento? Oggi abbiamo il piacere di avere in collegamento la Nita e in particolare Roberto Bacchis. Lui è responsabile di Nikon School e responsabile della presentazione di tutti i prodotti Nikon. Ciao Franco, ciao come va? Roberto, Ciao, ciao. Ciao. Grazie per l'ospitata. Grazie a te per la tua disponibilità e vorremmo insieme a te iniziare a fare un po' una panoramica di quelle che sono le ultime novità in casa Nikon. Vai, a te la parola. Partiamo da che cosa? Dall'ammiraglia? Vuoi partire dalla D6, quindi? Ok. Ammiraglia, passiamo dalla numero 1. Ma guarda, allora, è uscita D6 che praticamente è l'erede, la giusta erede della D5 perché hanno migliorato una macchina già perfetta di per sé. È una fotocamera con 21 milioni di pixel, hanno rivisto totalmente il sistema di messa a fuoco. Questo è importante perché hanno una messa a fuoco molto più precisa, veloce, quindi su queste macchine qua è una delle caratteristiche importanti e portanti. È una macchina da 21 milioni di pixel e ha il processore nuovo, quindi è una macchina decisamente più performante di una D5 che già era in non plus ultra. Abbinamento perfetto con D6, un obiettivo che da tantissimo tempo se ne parlava, che finalmente arriva sul mercato, 120-300-28. Guarda, 120-300-28 secondo me è lo stato dell'arte delle ottiche Nikon, è il massimo in termini di qualità, sia per le tecnologie che sono state usate in questo obiettivo, praticamente tutte quelle a disposizione nel settore delle ottiche professionali, ma soprattutto il fatto di avere una luminosità così buona, 2.8, con non un'ottica fissa, non è un 120 o un 300, ma bensì questo è un 120-300. Quindi veramente permette. Pensa se quest'ottica qui la monti tra l'altro su una fotocamera DX, tipo la D500, tipo, o fai lavorare in DX la D6, diventa praticamente un 180-450, quindi è veramente un'ottica performante, sempre garantendo la luminosità. Roberto, scusami, sempre a proposito di reflex, è uscita anche la nuovissima D780. Ci vuoi dire qualcosa? Sì, qua allora siamo veramente su un campo di battaglia molto più affollato, perché su questa fascia di prodotto si gioca la partita grossa, diciamo. L'erede della 750, dire erede però è un pochettino sbagliato perché ha veramente 5-6 anni di gap tecnologico, quindi processore completamente rivisto, passiamo da un X-Speed 4, non a un X-Speed 5, ma addirittura a un X-Speed 6, lo stesso della D6 di cui parlavamo prima. Ed è una macchina molto performante in termini sia di sensore con i suoi 25 milioni di pixel ed è destinata veramente a un'utenza molto più ampia, molto più variegata. È una fotocamera che come corpo è decisamente più leggera e contenuta, quindi anche più diciamo usabile quando facciamo viaggi, quando facciamo street photography, ed è una fotocamera veramente con caratteristiche incredibili. Invece adesso entrando nel mondo obiettivi Z abbiamo delle grandissime novità, in Sì. particolare il 24-200, che è un obiettivo molto versatile che tutti aspettavano. Che ci dici? Assolutamente sì. Allora, il 24-200 si va a collocare, va ad arricchire una gamma che finalmente sta prendendo corpo. È un obiettivo versatile, non tanto luminoso sulla carta, sulla dati di targa, ma non dimentichiamoci che sul sistema Z, visto che c'è un tiraggio ridotto e una baionetta molto più grossa, questi obiettivi qua hanno delle performance che sono incredibili. Infatti tutti i professionisti che hanno provato le serie S, quelli luminosi, 2.8, l'1.8 e via discorrendo, hanno detto che sono rimasti sbigottiti, sbalorditi dalla qualità di queste ottiche. Certo, però mi sembra che anche novità in campo S ci siano, specialmente i 70-200 VR 2.8 e i 20 mm 1.8. Anche lì mi sembra che Nico non ci abbia fatto mancare assolutamente la luminosità per chi ne ha necessità. Esatto, e tu considera che queste ottiche montate su macchine tipo Z6, Z7, ma anche sulla Z50, perché ricordiamo che sono intercambiabili ovviamente con gli accorgimenti del formato,
Queste ottiche qua, come dicevo prima, sono iper performanti in termini sia di qualità luminosa, ma soprattutto di aberrazioni, di lineettatura. Sono delle ottiche favolose, hanno praticamente eliminato tutte quelle problematiche che erano magari più legate al mondo del montaggio della baionetta F, sostanzialmente. Un'ultima domanda, visto che è una macchina unica nel suo genere, per quanto riguarda invece la P950? Guarda, la P950 è praticamente l'evoluzione della P1000, ossia affianca alla P1000, ed è una super zoom, è una compatta che ha delle caratteristiche incredibili dal punto di vista dell'ottica, è un 83x24-2000, tu immaginati per avere una dotazione ottica dal 24 al 2000 sulle reflex, sulle mirrorless, che cosa dovresti portarti dietro? Invece con questa macchina hai veramente una versatilità incredibile, stabilizzazione ottica, sistema di messa a fuoco veramente efficiente, nonché quello esposimetrico, quindi veramente una sorpresa dentro un tipo macchina, non compatto compatto ovviamente, ma decisamente, pensando a quello che fa, è decisamente piccola. Sì. So che tu non sei un esperto, nel senso che c'è qualcun altro in azienda che si occupa in particolare dei binocoli, ma segnaliamo questi due bellissimi binocoli che sono lo Sportstar Zoom 8-24-25 e l'Aculon T02, due binocoli molto compatti, però dacci tu qualche informazione. Ma guarda, questi binocoli qua sono decisamente utili e performanti nel portarli in giro quando facciamo la gita fuori porta, quando facciamo le escursioni, perché sono piccoli, leggeri, estremamente versatili, quindi sono bei binocoli. È ovvio che ci sono binocoli più performanti, ma su questa fascia qui offrono una situazione di nitidezza, di qualità e di ingrandimento veramente buono, ottimo. Certo, allora ti ringrazio intanto Roberto per queste preziose informazioni. Colgo l'occasione per invitare tutti i nostri amici e clienti ad approfondire le caratteristiche tecniche di ogni singolo prodotto presentato in questo primo incontro nei prossimi video. Quindi seguiteci, vi aspettiamo numerosissimi sulle nostre pagine social. Grazie Franco e grazie Roberta. Grazie a te. Ciao. Allora.